schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi spiego, vi voglio spiegare come avere un NAT1 in game. Però questo metodo funziona solamente per gli utenti TIM o Telecom Italia, ragazzi. Quindi, allora, per fare questo dovete andare in configura connessione internet, ragazzi. Quindi dovete andare ovviamente nelle vostre impostazioni, seguite tutti quanti i passi, e dovete scegliere il tipo di connessione che avete, se LAN o Wi-Fi. In questo caso io ho LAN e vado a scegliere LAN. A questo punto, una volta che ho scelto LAN, metto personalizzata, ragazzi. Personalizzata perché dovrò andare a cambiare alcune cosine. Quindi andiamo a schiacciare ed entriamo in impostazioni dell'indirizzo IP, ragazzi. Dobbiamo andare in PPOE, come state vedendo, ID utente PPOE, e dovete inserire queste credenziali. Allora, ID utente PPOE, Alice ADSL tutto in piccolo, password PPOE, Alice ADSL tutto in piccolo, ragazzi. In questo modo avrete il NAT1 senza dover andare nel router e cambiare le impostazioni del router, e continuate a fare la vostra impostazione di rete e dovete mettere tutto come avete visto, insomma dovete lasciare tutto come sta, come sia, insomma automatico, tutto il resto come l'avete visto nel video, né di più e né di meno, ragazzi. Poi alla fine fate la verifica della rete e avrete un NAT1. È abbastanza semplice come cosa. Il NAT1 vi dà diciamo possibilità di sentire tutti in parti, vi dà meno problemi insomma per determinate cose. Poi specialmente per chi gioca a FIFA il NAT1 è fondamentale. Quindi detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia di aiuto, mi era stato richiesto da qualcuno, non mi ricordo chi. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.